Dici Piemonte e subito il pensiero corre alla nobiltà del vino, al grande Barolo soprattutto, ma anche al Barbaresco, vini mito dell'Italia nel mondo che fanno sognare gli appassionati e i collezionisti del pianeta. Ma il Piemonte del vino è fatto di tante anime, anche di una molto più pop, fatta di vini storici che fanno parte però della quotidianità del bere piemontese, dal mondo Barbera prima di tutto, ai dolcetti, al Dogliani, al Gattinara e non solo. Partiamo in questo breve viaggio attraverso il Piemonte noico, partendo dunque proprio dalla sua anima più nobile, quella del Nebbiolo, raccontata da Federico Ceretto alla guida di una delle cantine che più ha valorizzato il tema dei crù negli ultimi anni. Lo stato del Barolo, dopo 20 anni che, per quanto riguarda la mia esperienza, dopo 20 anni che abbiamo raccontato essere la Borgogna d'Italia, o come la Borgogna, abbiamo fatto questo paragone, e ci stiamo rendendo conto negli ultimi 2 anni che ci siamo. Non è più una teoria, non è più una cosa, ci siamo. C'è un'attenzione, una ricerca, uno studio sulle grandi denominazioni del Nebbiolo, quindi i grandi terroir del Nebbiolo, enorme, che non è più l'appassionato che va in giro per cantina perché è molto, diciamo, prima qua fuori è uno status symbol bere vino e andare in giro per cantine. Adesso vogliono conoscere, approfondire tantissimo, e il Barolo, il Barbaresco, il Roero, anche le denominazioni storiche dell'Alto Piemonte danno questa possibilità. Se uno vuole approfondire, noi siamo in questo momento il Luna Park degli appassionati di vino, quelli che bevono perché cercano qualcosa. Non è più un provare il Barolo perché è il grande vino d'Italia, allora devo bere il Barolo, se no non ho bevuto qualcosa. Voglio entrare dentro e i vini sono pronti, la nostra generazione è prontissima, la preparazione non è mai stata così alta, quindi è un paradiso. Noi siamo le persone giuste, con l'età giusta, al momento giusto. Dove si troverà una bottiglia di Barolo fra 10 anni? Si troverà in tutte le carte di vino prestigiose, tutte, non perché c'è il sommelier che è un amico, non perché ho un bel rapporto con quel cliente, si troverà in tutte le carte di vino che contano, si troverà in tutte le cantine degli appassionati di vino. Si troverà in piccolissime quantità, diventeranno rarità, perché io adesso ho problemi non a fornire, come dicono tutti, la Cina o i paesi emergenti, io ho problemi a trovare vino da dare all'Inghilterra o alla Germania o alla Svezia o la Corea, adesso che parlavamo, quindi mercati già maturi, saranno rarità. Avrà un fratello più giovane, il Barolo, che sarà Langnebbiolo, e Langnebbiolo sarà il vino dove potrà scoprire il terroir lo stesso, e tutto è un vino è una denominazione di ricaduta dal Barolo e Barbaresco. Langnebbiolo fornirà una grande strada, il Barolo e Barbaresco saranno rarità, essendo ancora una generazione di, anzi una, due, tre, quattro, cinque, spero 50 di vignaioli. Non credo che i prezzi diventeranno inaccessibili come la Borgogna. Qualcuno che ha un marchio importante vuole giocarsela così e fa benissimo, perché apre anche delle opportunità che prima non c'erano, ma si troveranno dei grandi Baroli a dei prezzi ragionevoli, ma saranno per forza di cose rarità, perché se li vogliono tutti, il mondo è grosso, e quindi bisognerà però avere il Langnebbiolo da proporre, perché fatto come un baby Barolo e Barbaresco, un fratello giovane, non minore, perché abbiamo già fatto lo sbaglio 20 anni fa di rappresentare Barbaresco come fratello minore del Barolo, ed è una castroneria enorme, non si fa, non si dice una sciocchezza simile. Sarà un fratello giovane perché ha un invecchiamento minore, ma rappresenterà il terroir del Barolo e del Barbaresco in una versione più fresca, e la gente comincerà da lì, e lì si può avere delle bottiglie. E accanto a un Piemonte e l'Italia, che ha fatto grande l'immagine dell'Italia nel mondo con i suoi Baroli e il suo Barbaresco, c'è anche un altro grandissimo Piemonte di grande qualità dei vini, ma molto più pop e fatto anche molto più di storie quotidiane, che è quello della Barbera, è quello dei dolcetti, è quello delle Fraise, è quello del Grignolino. Un Piemonte che si sta riscoprendo e si sta raccontando. È il Piemonte, diciamo, nuovo da questo punto di vista, un Piemonte che per tanti anni magari è stato dimenticato anche da parte di noi produttori, siamo stati poco attenti alle nuove tendenze, al nuovo modo di proporsi.
al modo di fare comunicazione, e in questo, diciamo, momento storico invece questo sta venendo fuori. Io nel mio piccolo parliamo di orgoglio monferrino, perché rappresentiamo comunque tante denominazioni, tanti vini che hanno magari pochi numeri, poco conosciuti, ma di grande pregio, di grande storia, tradizione, cultura. Prima parlavi di Grignolino, ma non dimenticherei il Rouquet, che sta avendo veramente una grande stagione di grande visibilità e anche di grande impatto nei confronti dei consumatori. E la stessa Barbera, che comunque è il vino pop per eccellenza, è il vino che identifica la piemontosità. Non dimentichiamo che in Piemonte noi siamo fortunati ad avere Barolo Barbaresco, abbiamo anche però un grande vino dolce, che è l'Asti nelle varie declinazioni, adesso c'è anche l'Asti Secco. Cioè, il Piemonte è veramente la terra di grandi vini, di grande diversità. Oggi si parla tanto di biodiversità, noi ce l'abbiamo già, abbiamo circa 50 vitigni coltivati in Piemonte, da cui si ottengono almeno una sessantina di tra DOC e DOCG. Quindi queste piccole realtà, adesso mi sono dimenticato anche la Freisa, ma i Docetti, Cortese è un altro vitigno classico storico di quest'area, dell'area del Piemonte, soprattutto del sud del Piemonte. Io penso che veramente in questo momento dobbiamo essere grati alla natura che ci ha dato la possibilità di poterli avere questi, e all'uomo che l'ha comunque custoditi. Non a caso l'UNESCO ci ha nominato Patrimonio dell'Umanità assieme a Langhe, Roere e Monferrato, identificandoci in un'unica area, l'area del clou della qualità anche vitivinicola. E oso dire non solo italiana ma anche mondiale, perché Piemonte nel mondo è riconosciuta tra le grandi regioni viticole del mondo. E la mission di tornare a raccontare, di tornare a valorizzare queste tante espressioni, oltre che far felici gli appassionati, far felici l'economia, è anche presidio del territorio e anche mantenimento della testimonianza storica, perché evita l'omologazione, evita l'abbandono di terreni, di colline. Perfetto, e questa è la nostra carta vincente. Se la sappiamo giocare bene, sicuramente avremo un grande futuro, perché normalmente i nostri cugini francesi hanno fatto la loro fortuna su 4-5 vitigni, noi solo in Piemonte ce ne sono 50, quindi capite la differenza che ci può essere come prospettiva. Soprattutto bisogna solo crederci, aiutare i produttori. Il compito delle istituzioni come un consorzio è proprio quello di fare delle collettive come questa di Piemonte, del Piemonte Land, che fa sì che anche piccoli produttori che da soli farebbero fatica a farsi vedere, ad avere l'occasione commerciale, commercioni di degustazioni varie eccetera, hanno la possibilità di palcoscenici importanti che gli consentono anche a loro di potersi così mettersi in gioco. E poi è evidente che ognuno una volta che è in gioco gioca le sue carte, quindi da questo punto di vista l'istituzione c'è, però è evidente che lo stimolo forte deve essere venire da parte dei viticoltori e degli comunque coloro che producono il vino, che possono essere gli stessi viticoltori, ma spesso anche, a volte non lo sono, nel senso che il vino viene venduto attraverso le catene sociali. Qui in quest'area, soprattutto nel Monferrato, grande ruolo hanno avuto, ma soprattutto avranno le catene sociali, quello di essere il bacino della qualità, cioè perché la qualità media è lì che deve nascere. Poi abbiamo le punte d'eccellenza, i marchi eccetera, ma la qualità media deve nascere dove c'è massa critica, e in questo senso le catene sociali io penso che debbano e avranno un ruolo importante. Quindi un Piemonte in grado di raccontare la storia e l'Italia del Barolo e anche del Barbaresco, anche una storia di, fatta di vini più pop, di alta qualità, ma quanto lo conosciamo, quante storie ancora da raccontare? No, ne ha tantissime, io adoro i vini del Piemonte, stesso Piemonte è una terra bellissima. Chiaro che tutti conoscono Barolo e Barbaresco ed è giusto che sia così, perché sono dei grandissimi vini, però giustamente dici tu, ci sono le uve come il Grignolino, la Freisa, che tutti si dimenticano, ed è un gran peccato, perché la Freisa è sempre stata un'uva molto quotata in zona, ha sempre dato vini che il resto gli stessi di Savoia coltivavano, e adoro una buona Freisa d'Asti, Freisa del Monferrato. Sono vini proprio che rispecchiano la capacità di abbinarsi bene dei cibi con questa freschezza, con questa acidità, con questo tannino, senza nemmeno incidere troppo sul portafoglio. Il Grignolino, col suo Grignolino d'Asti, Grignolino del Piemonte, Grignolino del Monferrato Casalese, è un'ottima uva, dei vini deliziosi, e ogni volta che faccio assaggiare alla cieca dei vini con dentro Brunelli, Amaroni e anche Barbaresco Barolo, il Grignolino spesso è uno dei vini che piace di più. Ce lo dimentichiamo ed è un peccato. Ma ce ne sono tantissimi in Piemonte, lo stesso Moscato Bianco, che dà tutta una gamma di Moscato d'autore,
il Pelaverga, sia piccolo che grosso, la Nascetta, il Timorasso, sono delle uve che sono qualitative, e il Piemonte più di qualsiasi altra regione italiana, oserei dire forse Friuli Venezia Giulia, la Campania e la Val d'Aosta, ha una simile ricchezza di vitigni autoctoni da cui produrre vino. Il Piemonte però non è solo vitigno autoctono, perché è una terra dove il Riesling per esempio viene benissimo, come anche Pinot Nero e Chardonnay, soprattutto quando sono usati per produrre degli spumanti, del metodo classico, come nel caso dell'Alta Langa, che sono veramente le bollicine di gran valore. Quindi possiamo dire un Piemonte regale, un Piemonte sabaudo, ma anche un Piemonte popolare e un Piemonte aperto al mondo. No, sicuramente aperto al mondo, perché è una regione che offre davvero un po' di tutto. Ci sono grandi bianchi leggeri, pensa all'erbaluce, quindi l'erbaluce di Caluso per esempio, pensa allo stesso Gavi, no? Il Cortese, che può dare dei vini deliziosi, fermi come mossi, ma anche dei vini di grande invecchiamento, dei rossi leggeri, abbiamo detto il Grignolino, lo stesso Pelaverga piccolo, le varie malvasie, quella di Schierano che dà un ottimo vino veramente delizioso, come la malvasia di Castelnuovo Don Bosco, 5 gradi e mezzo d'alcol, che cosa vuoi di più della vita? Leggermente dolce, perfetto con le macedonie, perfetto con le tartine di frutta, con le torte alla frutta. Dei grandi rossi strutturati, come non solo il Barolo Barberesco, ma anche certe barbere che vanno dal delizioso leggero al barricato, ci ricorda Bologna con il suo mitico Bricco dell'Uccellone che ha fatto tanta strada. Oggi abbiamo il Nizza, una denominazione importantissima di grande qualità, quello che una volta veniva chiamato Barbera d'Asti Superiore Nizza, oggi solo Nizza, una barbera di grande invecchiamento e veramente dotata. E poi abbiamo tanti vini dolci, la Moscato d'Asti Passito, il Brechetto Passito, abbiamo tante, la Malvasia di Casorzo passita anche lei. È una regione veramente che ha pochi concorrenti, non solo in Italia ma nel mondo.